Bella ragazzi, a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su MotoGP Fiori, allora ho cambiato un po' la moto, l'ho fatta, oh, il nome del team è Gondolare, come avete suggerito, e ho fatto la moto arancio, nero-verde, come i colori del Venezia, perché non c'è purtroppo l'oro e il granata, però ho messo un verde, cioè lime, nel senso che tra un giallo e un verde, perché il verde tradizionale non mi piace, allora diciamo che un arancio nero-verde è un po' come indiano. Andiamo ragazzi, prima tappa del mondiale. E mo si comincia a far sul serio. Vai Fiori, Gran Premio del Qatar. Ragazzi, grandissima posizione in qualifica, 13° posto e godo. Qua che cazzo ho sviluppato? Sviluppato. E mi dice pacchetto dati sviluppato. Però. Boh, non lo trovo, non capisco sinceramente. Che cazzo. Ah, ok, perfetto. Buono, godo. Cominciamo dal motore. Oh, ragazzi, non mi piace tanto la livrea è in fase di sperimentazione. Scena in pista, i gondolari team. Dai, Fiori. L'obiettivo del 15° posto lo possiamo raggiungere tranquillamente. Il passo c'è, Fiori. Il passo c'è. Vai, Kume, go. Vai, attenzione. E comincia la festa, Fiori. Comincia lo spettacolo. Inizia lo spettacolo. Gran Premio del Qatar. Inizia la carriera kumandiana in Moto3. E vogliamo i risultati, Fiori, li pretendiamo. Mamma, quel palito veneziano. Vediamo, non ci sono rewind, difficoltà difficile, semi pro. Il tutto, vai, la fisica. Ottava posizione, siamo partiti con il botto, ma stiamo caldi. C'è Anika davanti a noi, c'è la puttana di Anika, perché per noi è un troione Anika. Stiamo caldi, stiamo caldi. Il Kume vuole dare spettacolo. E dopo quella wild card hanno fatto cose incredibili. Ma adesso, Fiori, inizia lo spettacolo. Inizia la carriera kumandiana. Attenzione subito a rischio. Ma se ne va il Kume. Ed è sesto. C'erano due gare a video intanto. C'è lo spettacolo, Fiori, con il team privato. Sta livrea non mi convince dei gondolari. A voi la scelta se tenerla o meno. Ma non lo so, forse mi sembra una pettonata, detta proprio in termine perfetto. Abbiamo Navarro, ragazzi, è il Nava davanti, è il Nava. Ma il Kume c'è, ragazzi, il Kume ha tutta un'altra roba adesso, ha preso un po' la mano, Fiori, dai, Fiori, ma stiamo calmi, che la caduta è dietro l'angolo, purtroppo senza rewind le dura. Prova la staccatona della vita. Ma Navarro chiude, il Nava chiude, vai Kume. Mamma mia, com'è entrato veneziano, com'è entrato. Fantastic, come fantastic, come fantastic. Siamo in quinta posizione, sono davanti, purtroppo i primi, sarà durissima, ma intanto stiamo dimostrando di esserci. No? Calma, relax, come relax. Navarro riprende la posizione, ma per poco. Ciao Nava. E il Kume supera Navarro, tanto Oliva supera Clark Kent. Vai, obiettivo quinto posto, pacchetto dati, vai che c'è il pacchetto. Vai che abbiamo il pacchetto, ragazzi. Ma dati però, perché resta un paccone. No, 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 lunga. Non rischiamo, piuttosto perdiamo la posizione. Sarà sfida con il Nava, ragazzi. Sfida con il Nava per il quinto posto. Più in là mi sembra dura, ma siamo alla prima gara. Cordolata veneziana. Stiamo attenti però, stiamo attenti. Vai Venezianone, vai cazzo! Sono già gasato. Il Kume è già gasato insieme a Guido Meda. Che vede in veneziano un nuovo idolo dopo Vale Rossi. Perché quinti possiamo arrivare, cazzo. Quinti possiamo arrivare. Più in là la vedo dura che si stanno battagliando. Però per il momento va bene anche quinto a posto. Non voglio rischiare più del dovuto, più del necessario. In questo momento servono buoni risultati per fare punti, punticini irridati. Dai, come spingi sto catorcio infernale? Dai che è un catorcio infernale. Ma neanche troppo, Fio, il team privato dei gondolari. Fio, Venezia regna. Venezia come sempre regna. Attenzione con Navarro, ancora l'entratona. Yes! Yes, veneziano c'è. Beh, rompere i coglioni però adesso, non rompere la minchia.
Su team italiano-veneziano ha grandi ambizioni. Buono, molto buono. Blaujov, Blaujov. Mamma mia, che lotta col Nava. Che lotta col Nava, Fioi. Lottone puro con il Nava. Devono andare puliti, però, puliti. Dai, che adesso inizia il final lap Comendiano, che ha fatto la storia di questo gioco, ragazzi. E anche di Formula 1, che ragazzi uscirà il 9. Io sarò già pronto con i video, ve lo dico già. Non vedo l'ora, sembra veramente un super gioco. Speriamo bene, speriamo bene. Dai, Navarro, Navarro, Vasquez, fastest lap del Vasquez. Dal Palermo alla MotoGP. Ho staccato un po' prima, purtroppo gli riesco a prendere l'interno. Veneziano lo prende, ma si butta. Ma dopo la moto tende ad andare verso l'esterno. Infatti Navarro torna davanti. La Veneziano nella seconda curva ce la fa. No! Mamma mia, che rischio! Rischio incalcolable. Fio è durissima, Fio è dura, è dura. Cordolo puro. Qua sbaglia Veneziano per non essere tamponato. Come ha un po' il braccino corto, forse adesso è la prima gara. Comunque arrivare sesto o quinto sarebbe un risultato incredibile per un ragazzotto arrivato dai canali di Venezia. Una gara che comunque amo, il Qatar mi ha sempre dato soddisfazione. Questa è una gara che con la moto giusta la posso tranquillamente vincere. Purtroppo lo sapete che Veneziano ha le sue gare favorevoli e sfavorevoli. Qui nella parte centrale è un dominio di solito, ma è la parte iniziale che dà un po' problemi. Di solito è il talentissimo. Tutta Venezia è incollata sui teleschermi di Sky MotoGP. Vuole il quinto posto, ma ha paura. Ho un po' di paura, per il braccino corto per il Kuma. Dai, porca mignotta. Sarebbe piaciuto arrivare nella top 5, però anche è vero che non voglio rischiare, Fio, non voglio rischiare. L'obiettivo è del 15º posto, quindi è ampiamente superato. La dirigenza, la scuderia sarà comunque felice, il mio sponsor, visto che insomma il team è il mio Gondolari Team, Fio. Non perdiamo il 6º posto, però. Un po' braccino corto veramente adesso. Lo Squartararo, Fioi. Forse va a vincere. Invece no, attenzione, il palermitano Vasquez. Va a vincere Vasquez, penso. Va a vincere Franco Vasquez. Francuzzo. Per me sarà Francuzzo Vasquez. No, non ci credo. Non ci credo, non posso perdere la 6ª posizione. Yes! Grande come 6ª posizione, e si gode al massimo. Tra breve la regia ci porterà al parco chiuso per assistere ai festeggi. Mamma mia, e arrivano i primi 10 punticini gridati e godo. E godo, ragazzi. E godo, bravi Fioi. Bravi Fioi. Molto, molto bene. E i fans aumentano. Yes! Quello di oggi è un Com'è? risultato È incoraggiante e spiaciuto? giustamente ne è soddisfatto. Chiaro, ci sono margini di miglioramento, ma è Dai, evidente cazzo, che sono andato stanno sesto, cosa devo lavorando arrivare? duro. Centesimo? Non so, cioè, vai, veramente. Quando fa così mi girano i coglioni. Adesso proverò un'altra livrea per la seconda gara. Ma complimenti al Kume, un buon 6º posto. Non so che cazzo volevano sti qua. Cioè, non so, devo arrivare primo, porca troia. Marquez vince. Abbiamo fatto il gioco. Marquez sarà una bestia. La tribù di Kumeda, Fioi. Ciao, godo. E si gode. Ok, cioè, per svilupparla. Ok. Io e i gondolari siamo veramente felici. No, grande, grande Giorgione. Giorgione me lo godo. Già. Ragazzi, si va a Gran Premio di Austin, posizione in qualifica al 17º posto. Chiaramente Austin non è proprio una delle mie gare. Però, insomma, possiamo dire la nostra anche qua. Nuova livrea, teniamo questa per un po', che insomma ha anche il colore dello sponsor in parte, perché se l'ho fatto celeste più che blu, perché preferisco. Teniamo questa per questa stagione, teniamo questa. Ho cambiato la livrea, ho comprato la livrea là, la seconda livrea è quella da 1000 crediti, 10.000 crediti, non mi ricordo neanche più quanti.
Restiamo su questa qua comunque, dai, non mi dispiace l'arancia, però quest'anno la voglio tenere, poi vediamo, insomma, in questa classe teniamo questa qua, tanto la cambierò ogni anno, quindi per quest'anno ne ho provate un po', è difficile trovare con l'arancione. Questo celestino qua non mi dispiace, forse c'era già anche una moto, forse questi colori qua, forse, va bene. Tentiamo la rimonta, almeno 15esimi, vai, siamo già decimi, e godo. Sto prendendo abbastanza la mano, sono soddisfatto di questo. Non vedo l'ora di bagnare il primo podio, la prima vittoria, Ce ne saranno di gare da fare. Tanto è prevista pioggia, forse, qua in Texas. Ottavo posto, 8th place, non inglese perfetto, è l'inclassico inglese comediano che ha fatto la storia di YouTube, ragazzi. Potrei fare veramente un canale. Fumenda traduttore. I gondolari dominano. No, qua però il Kume ha preteso forse un po' troppo dalla sua moto, leggermente troppo ha preteso. E ha rischiato anche di andare fuori. Oh, c'è Mesba, fioi. Ecco Mesba. Ex calciatore di Moto 3, Vasquez, Mesba, fioi veramente. Dai, comunque, dai, se dopo le wild card, le prime due gare con la wild card ero un po' preoccupato. Adesso sono molto più soddisfatto, ho fatto il livello 1 del motore, che sapete è sempre la prima cosa che vado a sviluppare, perché è fondamentale avere la velocità, soprattutto in questa categoria adesso, mamma mia. E questo team può regalarmi tante soddisfazioni, perché è il mio team, i gondolari team, gente con la bandiera veneziana, e c'erano anche molte donne in questo team, molte zoccolone pronte a soddisfare i bisogni dei piloti e degli ingegneri, bravi, questo mi gasa. Occhio, no, però così no. Mamma mia, sandwich sul bastardone di Bastianini, mamma mia. Vabbè, però. Oh, McChicken, ragazzi, McChicken. Un po' di McDonald's in questa gara americana ci sta sempre. Stiamo tornando in corsa, dai. Questa stagione l'obiettivo è cercare di centrare almeno uno o due podi. La vittoria il primo anno è sempre dura. Noi chiaramente ci speriamo, perché comunque sono gare favorevoli, se non me li hanno cancellati. Attenzione, Mesba è caduto. Colpa forse di Veneziano, ma se ne frega. Anzi, il Veneziano si gira e fa il dito medio al buon Mesba. Ciao, Mes. Ciao. L'aggressività del Kume. Chi non li comoda, fuori dalla Moto 3. C'è solo un Kumendone. C'è Antonelli. Non piove, però è solo nuvoloso per il momento. Veramente ha esaltato la critica della prima gara in Qatar di Veneziano. Questo ragazzotto ha stupito. No, questa curva proprio non la interpreto mai giusta in nessun MotoGP. Non c'è nulla da fare, perdo addirittura 3 posizioni. E Bastianini cade, cazzo, però... Cioè, nell'ultimo MotoGP per buttare giù gli avversari ci voleva tipo buttargli un bazooka. Qua sono caduti subito. Vabbè, cazzi loro, non mi interessa. Tutte le volte che sono caduto io per colpa loro nell'ultimo MotoGP, se me ne frega qualcosa di ste merde umane. Ma è proprio l'ultimo dei miei problemi. Proprio l'ultimo. McChicken devo superare. Dai, Happy Meal di merda. Era importante il settimo posto, qua conta tutto, anche una posizione in più è fondamentale. Devo guadagnare crediti, guadagnare fans. E di tutto, non sto cominciando bene. Spero belle ste estati, veramente. Mi ricordo l'estate del MotoGP 13, era veramente un callo asfissiante, mi ricordo che praticamente in cuffia non riuscivo a stare. Adesso, cazzo, veramente non ci sono più le stagioni di una volta, veramente. Vai Kume, attenzione, perdiamo ancora posizioni. Rosie Binder, ma attenzione la Binder. Maledetta Rosie. Qua il Kume sta un po' rischiando.
Ma c'è bagarre. Quanto amo la bagarre di MotoGP. No, la Binder è una puttana. È ufficiale. Ciao. No, ma però, cazzo. Cioè... Bene, sta cosa è positiva che cadono velocemente, però mi dispiace un po', porca miseria. Sto ammazzando chiunque. Vabbè, scusate, figlio, prendono un po' le misure. In Qatar è andato tutto bene. Qua qualche incidentino in più, vabbè. Noi siamo così. Questa è la nostra guida. Pazza, scatenata e, se possibile, anche disonesta. Perché il cume è anche questo. Un pazzo scatenato. Un porco prestato al mondo della MotoGP. Sì, della Moto3 in questo caso. Ecco, Locatelli, vaffanculo, Loca. Il Loca ci supera. Chiaramente Austin si sa che non è una gara molto favorevole a noi. Eccolo qua. Il nostro basket da PES a MotoGP. Il passo è breve. Sta curva, te lo giuro. Cioè, veramente sto bestemmiando in cecoslovacco misto oriundo. Due lingue che non esistono più. Comunque sicuramente non ci sono. Ma il Comendone, chiaramente sapete che ha delle lingue particolari. Infatti il Cume parla benissimo anche lo svizzero. Famosissima lingua. Una delle lingue più importanti del mondo. Ok. Vai Cume, dopo queste cagate direi di... niente, arriviamo decimi qua. Pazzesco. Ma peccato, potevamo arrivare addirittura a settimi. Ma se tutto va bene arriviamo decimi. Diciamo che nell'ultimo giro ho proprio cappellato di brutto. Lo sapete, ostile è questa. Però sono sull'obiettivo stagionale, che è il 15° posto. Quindi insomma sono comunque soddisfatto. Si termina in 10 posizioni. In 10 posizioni sesto e decimo. Il Cume dimostra di essere, di essere veramente un buon pilota. E si gode. E si bode. Come... perché la parte del bode è sempre in tutti noi, ragazzi. Un saluto al bode. Ciao, al parco chiuso, ok. Dai. 16 punticini. Va benissimo. Me la godo alla grande. E si va al livello 3. Level 3. Vediamo se ho perso fa. Spero di no. Va, va bene. Va bene, va bene. Perfettus. Buono raga, un saluto al Comendone Veneziano. La stagione è cominciata veramente, veramente bene. Ciao!